Ben ritrovati amici di Gilda TV. Lorella Carimali, docente di matematica e fisica al Liceo Vittorio Veneto di Milano, è dal 2018 ambasciatrice della didattica della matematica nel mondo, dopo essere arrivata in finale al Global Teacher Prize, il concorso che seleziona ogni anno i 50 migliori docenti al mondo. La professoressa continua con passione ad insegnare, ha scritto un romanzo, La radice quadrata della vita, edizione Rizzoli. E in questi 2 anni ha partecipato a numerosi incontri in tutta Italia con studenti e docenti, condividendo con successo la sua visione della matematica come stile di vita, così come raccontata nel suo libro. Buongiorno professoressa, da domani tutte le scuole d'Italia saranno chiuse fino a metà marzo per l'emergenza coronavirus. Per non abbandonare se stessi gli studenti, molti insegnanti come lei si sono attivati avviando la didattica online. Una scelta non condivisa da tutti. Ci può raccontare la sua esperienza di didattica a distanza? Lo faccio volentieri, cara Paola. E la prima cosa che posso dire è che mi sono posta perché facevo tutto questo, in modo tale da poter scegliere anche lo strumento più confacente, perché dobbiamo pensare e focalizzare sempre l'attenzione su didattica. Quindi, cosa mi interessava in questa prima fase? Ricostruire il concetto di comunità. Soprattutto questa è la cosa fondamentale, perché la scuola, la classe è soprattutto luogo di relazione, come ho anche scritto nel romanzo. E tra l'altro la matematica è una disciplina che crea relazioni. Ecco perché non ho scelto di fare video lezioni registrate, compiti, perché in questo modo non avrei potuto ristabilire quel senso di comunità. Quindi ho pensato di fare videoconferenze, come fare video riunioni, come facevo già nei vari progetti. E quindi questo è stato, e vi devo dire, vorrei dirlo a tutte e tutti quelli che ci ascoltano con felicità. Ieri ho fatto la prima video lezione con i miei studenti e le mie studentesse di quinta. C'erano a parte 2 persone per motivi logistici, tutti, e rivedere quelle facce sorridenti. E loro che vedevano me, ma soprattutto si vedevano loro. È stato, mi credete, fantastico. Cioè, in un momento come questo, dove il virus ci isola, la scuola ci univa. E guardate, dovreste provatelo perché è questo. Questo periodo ci porta a riflettere su che cosa vuol dire fare scuola e il senso della scuola. Però, professoressa, ci sono molte perplessità tra gli insegnanti. Una di queste potrebbe essere quella del fatto che questa didattica non è prevista dal contratto, cioè qualcosa extra. Magari non tutti gli insegnanti si sentono, hanno le competenze per farlo, quindi non è facile questa scelta in questo momento così grave. Certo che non è facile fare questo, ed è vero, no? Che il contratto, però io mi sono detta, siamo in un momento di emergenza. Io sono docente, ma prima di tutto sono cittadina. E quindi che cosa posso fare per la cittadinanza, in questo momento? Io come persona posso fare questo, cioè ricreare la relazione. È vero, anch'io che non è facile, però io ho scelto questo strumento e stasera penso che un mio ex studente pubblicherà su YouTube proprio una chiacchierata dove faccio vedere come utilizzarlo. Ho usato questo strumento che è veramente semplice. E a volte ci si può fidare anche degli studenti, quindi io non è che la classica lezione, proprio ricostruiamo la comunità. Non c'è l'insegnante, gli studenti, ma ci sono queste persone. In questo momento assieme possiamo rendere più positivo e far, il momento e far sì che questa, che è una difficoltà, diventa un'opportunità.
realtà. Mi piace dire dove la distanza fisica aumenta sempre di più per paure, noi non abbiamo paura di avvicinare l'anima e quindi di fare una distanza, rendere sempre più piccola la distanza tra le anime. E possiamo farcela, se anche sappiamo, e chi se ne frega, cioè, cercheremo, ovviamente ci saranno Professoressa, si riuscirà a finire i programmi, soprattutto per gli esami di Stato, secondo lei? Cosa succederà? Allora, io penso che in questo momento il programma sia l'ultima cosa certo, a cui certo. pensare. E nella mia idea la scuola e la matematica, infatti io ho dato questo compito alla mia quinta, di come la matematica può toglierci l'ansia, far capire la situazione, quindi utilizzando grafici, proiezioni, modelli. E questo penso anche che poi il Ministero capirà che siamo in un'emergenza, ma la scuola è questo, cioè avere gli strumenti culturali per capire il reale e prendere decisioni consapevole anche non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. Beh, però dobbiamo dire che i suoi studenti sono fortunati perché hanno un insegnante come lei o come tante delle sue colleghe che attivano questo tipo di azione per tenere insieme le classi, i ragazzi e quindi anche la comunità, diciamo, comunità scolastica. Ma in altre situazioni magari non ci sono i mezzi. E mettiamoci anche nei panni dei genitori che sono preoccupati ovviamente per l'anno scolastico dei loro figli. Tipo burocratico, io penso che ci penserà il Ministero e farà un decreto dove l'anno vale anche con meno di 200 giorni, e penso che questo sia un problema per prendere in considerazione tutte le scuole, gli insegnanti che non hanno possibilità di fare questo. Infatti mi piacerebbe che per una volta la politica avesse una visione di sistema e non andasse sempre in procedure emergenziali. Certo, hai ragione Paola, dobbiamo fare in modo che questo non determini un'ulteriore disuguaglianza educativa. Questo è importante, io spero che il Ministero e la Task Force si preoccupi di questo. Ultima domanda, professoressa. Lei ci ha parlato di questa quinta che nel momento in cui si sono incontrati online sono stati contenti di vedersi e di vedere lei e di partecipare a questa lezione. Gli altri, quelli che magari non ha ancora, con i quali non ha ancora avuto contatto diretto con online, secondo lei come reagiscono a questa richiesta di partecipare da lontano alle lezioni, di partecipare in modo virtuale? Sono contenti oppure a loro piacerebbe più essere lasciati così a se stessi, alla cosiddetta vacanza? No, i ragazzi e le ragazze sono sempre migliori di quello che noi pensiamo, con l'idea di essere comunità e di poter anche loro contribuire a fare un pezzetto, secondo me è questo ciò che li ingaggia. Allora, io sono partita ieri con la quinta, oggi della quarta c'erano tutti, io ho 25 studenti, erano presenti tutti e 25. In realtà dovrei dire al mio datore di lavoro sto lavorando di più, perché sia con la quinta non riuscivo più a fermarmi perché continuavano a parlare, dialogare, lavoravamo su questo problema del coronavirus, delle possibili soluzioni, anche facendo delle ipotesi per il governo. E dopo, infatti, a un certo punto ho dovuto dire lasciatemi chiudere, adesso poi partirò con la terza. E quindi poi ho fatto tutto. Bene, professoressa, la ringraziamo tanto per questa sua disponibilità e le auguriamo un buon lavoro a lei e ai suoi studenti e arrivederci da Gilda TV. Grazie veramente a voi e a tutti i miei colleghi.